Benvenuti ragazzuoli in questo nuovo video. Power Cup, torneo da $25,000, no building, con solo i migliori streamer e player italiani. Non solo italiani, perché c'era anche Tfue, Mr. Savage e altri player famosissimi. Io ho giocato con Zanji e Hardy. Quelle cazzo per questo video? Come ho detto inizio video, c'è stato un problema con l'audio, col mixer, quindi non sentendosi la voce dei miei compagni, però un commentatari sopra. Codice no shop, che l'ho cambiato, non è più quello vecchio, è Bibo Player. Quindi grazie a chi vorrà supportarmi nello shop, noi possiamo andare. Let's go. Primo game, decidiamo di atterrare a Daily Bugle, dove abbiamo scoperto che poi lendava Martex. Inizia qua il primo fight contro Martex e il suo team. Ci avviciniamo, Zanji il primo a pushare. Hardy fa una call che aveva lasciato qualcuno già one shot, non so come. Volano granate. 35. Arriva il primo shot, non so su chi. Rimaniamo tutti quanti in right pick. Decidiamo di non pushare. Aspettiamo. Ah, Zanji qua decide di andare avanti. Infatti si lancia e pusha. Arriva un 64, 57. Un 57. Contate che c'era anche il 50 di shield extra, perché era sempre la modalità no build. Io mi lancio qui, vabbè, ero un po' stunnato perché non l'ho sparato subito. Pompata, morto AIDS, morto Martex e morto anche Depa. E arrivano i primi tre punti, quindi il torneo parte bene. Caminelle, Saminelle, 58 player vive, ovviamente non potendo buildare. Ci chiudiamo in questa casa, che è l'unica casa in safe, non c'è altro modo per coprirsi dagli altri team, essendo comunque gli altri team fortissimi. Arriva un team pushando, arrivano in macchina, si avvicinano, noi ovviamente siamo un po' spaventati. Ecco il primo player che entra, entra proprio dal muro, io non ho il pompa, ci provo di mitraglietta. Niente, vado subito giù, vado subito giù. Zanjardi tengono, tengono. Arriva la prima kill. Sono quindi 2v2. Il fight va avanti. Va giù Xuder. Va giù lo Xuderone. E poi Zanji uccide l'ultimo player Punisher. E siamo a 6 kill. Fight contro Xuder. Vediamo Xuder come ha fightato. No, qua ha missato. Peccato, perché quel miss forse con quel, senza quel miss si sarebbe portato magari a casa il fight. E muoiono. E ci rimane un po' male. Ci rimane un po' male, però vabbè. Troppo poi in end rimane soltanto Zanji vivo. Vedete che qua c'è solo Zanji. E ha passato praticamente tutto il game a prendere top, rimanendo qua nascosto. Non c'era altro modo. Vedete anche voi la safe com'era. O soltanto rimanere qua. Infatti poi qualcuno passa, viene pushato, viene sprayato da tutta la lobby e niente, e muore. E ci portiamo a casa la top 11 e 6 kill. Andiamo al secondo game. Andiamo a pushare in questa zona perché c'erano i camion che ci servivano assolutamente. Io qua inizio a tirare lanciagranate, ma noi non sapevamo che era la trio di Shmeki. Zanji va a terra, viene completamente distrutto. Shmeki giocava con chi giocava Shmeki? Eno, e non mi ricordo chi. Guardate che mira avevano. Infatti io non ho potuto far nulla. Per fortuna Hardy riesce a scappare con le impulsi e riusciamo ad andarcene. Non so come, per miracolo proprio, riesce a scappare, andare daily. Hardy riesce a rebuttare tutto il team, quindi torniamo in partita. Siamo in end, siamo messi abbastanza bene. Picchiamo Croatomis, il team davanti era Croatomis. Io purtroppo qui non riuscivo a piccare perché vedete che c'era la safe, quindi non riuscivo a uscire, perché sennò avrei perso troppa vita. La safe toglieva 5, non riuscivo a piccare. Faccio un doppio dink. Non me lo ricordavo neanche solo più dink, però veniamo ripushati. Io ho ucciso Croatomis. Veniamo uccisi di nuovo da Shmeki, Veno e il suo team. Hardy qui, ok, aveva già spottato qualcuno nei cespugli e tira granate. Io lascio un 17 white a un player che viene killato, era Lomba. Decidiamo di rientrare ovviamente perché la situazione era abbastanza rischiosa. Ora succederà qualcosa che purtroppo non volevo che sarebbe successo. Arriva un carro armato, indovinate chi era? Era Motor, che giocava con Savage. E chi era? Benji l'altro, non mi ricordo chi era l'altro. Arriva la prima kill sulla Travis Scott, ma non era del team di Motor. Arriva il carro armato a pushare, proprio con nonchalance, proprio butta giù tutto, inizia a tirare giù tutto. Mi arriva un missile in testa. Qua ero completamente morto. Cioè, ditemi che cosa avrei dovuto fare. Zanji e Hardy provano a scappare. Io vengo preso di mira. Infatti, vedete, Motor ho killato RCN e Bibo. Allora Hardy e Zanji decidono di andarsene. Hardy e Zanji rimangono vivi. Vengono agganciati da un missile a breve. Ah no, le arriva già un missile in testa. Quindi provano ad andarsene. Zanji sale in macchina, ce la fa, riescono ad allontanarsi. Ma appunto, missile agganciato. Devono assolutamente allontanarsi. 43 player vivi, è veramente tosta. C'è un team davanti a loro. Esplode tutto, prende fuoco tutto. Hardy prova ad andarsene. Oddio, adesso mi ricordo che cosa fanno. Non so come riescono a mimetizzarsi quasi tutto il game esattamente in questo punto qui. Siamo arrivati fino alla top 6. Ovviamente adesso qua passa un player. Forse questo era buffo, no? Chi è che era? Lo buttano giù. E era Motor. Ok, Motor che aveva ributtato Savage. Quindi kill su Savage. Quello credo fosse Shmeki. Può essere. Credo fosse Shmeki anonimo, non lo so, ma era la skin di Shmeki. Due team rimanenti, rimane soltanto Hardy. Questo è Gabix, o non mi ricordo chi era. No, era Shmeki, che era Shmeki, era Shmeki.
1v1, cioè nel senso Hardy contro un team, posizione finale numero 2, grande game che vincono Motor e Savage. E qua abbiamo mantenuto la posizione di quinto team o sesto team rispetto agli altri 33. Decidi di tornare alla trio di Martix, ok? Faccio veramente male. Qua li faccio veramente male. Do una grandissima mano al mio team. Qua va giù Martix. Martix è prima andare giù. Qua dietro sta montagna. L'ultimo player del team di Martix scappa dietro la montagnetta. Zanji decide di usare un impulso e lo va a killare. Qua veniamo pushati subito. E indovinate chi era? Ci pusha il team di Ciccio Gamer. Io mi lancio. Vado di pompa spam. Uccido Soul. Riesco a uccidere Soul. Però purtroppo poi mi fanno 1v2 col pompa spam. E vado giù. Questo era Ciccio Gamer. Non so se mi ha ucciso Ciccio Gamer o il terzo compagno della trio, che era Porcuccio. E ho ucciso Ciccio Gamer. Poi Zanji e Hardy riescono a killarli, perché per fortuna io sono riuscito a buttarne giù uno. Peccato che io sono morto, ma meno male che sono riuscito almeno a fare una kill. Decidiamo di andare in safe. Questo game non era neanche troppo stacked. Non era neanche troppo stacked, perché 24 prima eravamo molti di più. Qua iniziano a partire i missili. Anche usare le macchine, infatti, missili in arrivo. Usare le macchine comunque aveva il suo rischio, ovvero dei missili, del lanciarazzi guidato. Qua prende fuoco tutto. Non sapevo cosa fare, vi giuro. Non avevo neanche impulsi. Che cosa potevo fare qui? Provo ad andare nel camion. Mi allontano un attimo. Riesco a rimanere vivo. Rimane Zanji vivo. Purtroppo Hardy è morto. Qua niente, provo a investirlo. Non ci riesco. Io qui non avevo la minima idea di che cosa fare. Qua provo a coprire Hardy. Provo a coprire Hardy e ributtarlo. Ma qua ho sbagliato, perché appunto vengo subito laserato. Vengo immediatamente laserato da non so chi. E vado giù. Rimane Zanji vivo. Oh, Zanji, aspetta, forse fa... No, non riesce neanche a fare la kill. Finiamo sto game chiudendo in top 8 nella classifica totale. Qua non poteva fare niente Zanji. È pushato da un team. Prova a impulsare e niente. Facciamo top 7 però. Neanche troppo male. Quinto game, eravamo messi abbastanza bene. 60 vivi. Ribecchiamo ancora la trio di Smeki. La becchiamo sempre perché le andavano vicino a noi. Forse qua riusciamo a uccidere la trio di Smeki. Io vado avanti con il lancia missile guidato. 17 white. 17 white al primo player. Andiamo avanti. Tiro un missile perché cerco di farli uscire. Purtroppo sono andati più avanti. Ok, parte un altro missile. Qua purtroppo non potevano fare niente loro. Eravamo troppo in vantaggio. Craccato, arriva la kill. E ci prendiamo la rivincita. Dai, su Smeki, almeno una volta ce l'abbiamo fatta. Ma verso l'end, 45 vivi. Avvistiamo un team dietro quella montagnetta, dietro quella roccia. Io provo sempre con lanciamissili, perché era veramente troppo OP. Io non pensavo neanche di portarlo, pensate, invece ero troppo OP. Proviamo a farli uscire. Guardate però noi quanto eravamo scoperti, quanto era rischioso. Rittano. Proviamo a prendere qualche tag. Impossibile da prendere da pad. Letteralmente impossibile. Chiude la safe. Safe ovviamente lontana. Come si poteva ruotare qui? Io ero senza impulsi. Non sapevo come muovermi. Hardy si mette là in mezzo alle rocce. Si mimetizza in mezzo alle rocce. E eccolo il carro armato. Purtroppo contro il carro armato qui c'era ben poco da fare. Io continuo a scappare in mezzo. Come se posso dirlo, come un pirla, perché non dovevo stare lì in mezzo. Devo proprio andarmene. Zanji muore. Rimaniamo soltanto io e Hardy. Proviamo a prendere riparo da sta montagnetta, ma non era solo il carro armato a spararci. Ci avevano visto anche altri team. Vado di splash. Proviamo a spostarci in safe. Vado a prendere le impulsi di Zanji. Riesco a prenderle. Prendo anche la scheda, anche se è totalmente inutile. Via di impulsi per forza. Provo a spostarmi. Il problema è che c'era gente ovunque. Mi ha visto un team a scalini. Adesso vado dentro a scalini. E non solo c'era quel team che mi sparava, purtroppo adesso qua dentro io beccherò un altro team. Un altro team ancora. E vado giù. E purtroppo muore anche Hardy. Siamo al penultimo game, sesto game. Siamo in end. A me arriva un missile completamente in testa. Eravamo nel bush. Rimane soltanto Hardy. 30 player vivi. Noi completamente in mezzo alla safe. C'era il team là sulla montagna che non so come non ci ha visto. Per fortuna non ci ha visto. Infatti io vengo ressato. Ma mi sembra che subito dopo io comunque muoia. Devo impulsare. Rimango soltanto vivo io. Neanche il tempo di avvicinarmi. Tra l'altro c'era gente in quel cespuglio. E vengo ucciso da sciacqua. Peccato che sto game è andato veramente male. Siamo all'ultimo game. Ultimo game. Team ci spara. Hardy purtroppo viene killato. Rimaniamo soltanto io e Zanji. Qua faccio l'errore di guidare io, perché però un errore che purtroppo pregiudicherà la partita. Un grosso errore. Avviciniamo in safe. Entriamo in safe. Io vado avanti. Ovviamente cerchiamo di capire come ruotare, dove andare per buttare Hardy. Becchiamo subito un team lì a sinistra. Loro mi avevano collato di andare prima a destra. Io purtroppo sono andato dritto. E riusciamo a chiudere il torneo con una top 11 e 175 dollari a testa. Torneo molto divertente. Mi sono divertito veramente tantissimo. Mi spiace soltanto per quel problema dell'audio. Io spero che il video vi sia piaciuto. È stato un recap della Power Cup. Se il video vi è piaciuto, un bel like. Un saluto dal Bibo. Se ci vediamo al prossimo video. Bella boys.